Tanti applausi anche a scena aperta, un successo che conferma l'amore del pubblico piacentino per Glauco Mauri, l'attore che ieri sera ha aperto la stagione di prosa al Municipale con Quello che prende gli schiaffi. Al suo fianco Roberto Sturno, decisamente all'altezza del maestro, e una compagine di attori e musicisti tutti molto bravi. Uno spettacolo di colori, di luci, con un impianto scenico leggero, da favola, l'atmosfera da circo ha letteralmente catturato gli spettatori. Sul palco un Glauco Mauri elettrico, guizzante, impegnato assieme a Sturno in una favola tragica che però grazie a ironia e speranza lascia aperta l'interpretazione del pubblico. La mia libera versione del testo, ha detto Mauri in un'intervista, è motivata dalla necessità di mettere in evidenza il comico e il tragico, sempre più protagonisti della nostra società, e inserirvi tutti i colori di quel caleidoscopio che è la vita, dramma e farsa, risate e lacrime. Undici attori sulla scena raccontano di un uomo che fugge dalla realtà in cui vive, dove dominano egoismo, indifferenza, le regole del denaro, un uomo che dimentica il suo nome per diventare un clown con una vita nuova, per gridare la sua ribellione e ridere delle sue sofferenze. Un colpo di scena porrà fine al suo sogno, ma lascerà un po' di speranza per continuare a inseguire il miraggio di un mondo migliore.